Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di questa pomata per le sopracciglia della Benefit, o di Benefit. È il K-Brown, dice di essere una crema gel per sopracciglia colorata con il pennello. Dunque, prima di tutto, risultato leggero e naturale, oppure anche, lui dice drama. Will drama, quindi che si nota notevolmente. Allora, il colore che ho io è il 3 e prima di tutto ve lo mostro perché non è la solita crema per sopracciglia per definirle e colorarle, ma è proprio allora Benefit, il pack è sempre bellissimo, è inutile. Dunque, come è fatto questo prodotto? Qui c'è la crema in gel, così che ho quasi completamente finito oltretutto e non si è seccata fino alla fine. E poi dopo, invece, altra cosa che vi devo dire, qui ci dovrebbe essere il pennello che si mette così, non è molto stabile, e infatti io ho preferito tenerlo in mano. E il pennellino da usare per le sopracciglia, un pennellino angolato. Lo vedete durante l'applicazione perché l'ho messo alla prova e lo vedete. Cosa dire? Che questo pennello dura pochissimo, poi cioè, si distrugge, si scolla e ovviamente un prodotto per le sopracciglia ne basta poco, quindi mi dura davvero tantissimo questo boccetto, che è un, a proposito, questo è un 3 grammi. Guardiamo il prezzo, 29,50 da Sephora. Quindi davvero mi dura per mesi, usato anche tutti i giorni. E il pennellino lo devo andare a lavare tutti i giorni perché sennò poi si secca il prodotto ed resta sulle setole e non dura. Il pennello davvero è del Benefit, guardate la qualità del pennello. Però devo dire che la qualità invece del prodotto è molto alta, cioè ve me lo mostro. E comunque vi ho fatto anche tutte le clip con l'applicazione, ma adesso ve ne parlo più nel Lo dettaglio. so, sono struccata, ma oggi andiamo a guardare questo sulle mie sopracciglia, quindi focus sopracciglia, che sono la cosa più sfigata di questo mondo. Allora, K-Brown si presenta così, poi. Pennello angolato. Allora, prendiamo il prodotto poco poco. Andiamo a fare questa. Allora, direi che si nota la differenza. Faccio l'altra fuori camera e poi vediamo. Ok, allora direi che ho fatto. Quindi non si fissano le sopracciglia non allora, le sopracciglia non diventano dure, restano sempre in questo modo, quindi belle naturali, però il prodotto è fissato. Stessa cosa. Adesso vediamo come si comporta durante la Ok, giornata. rieccoci tornate. Allora, questo il prodotto, vedete che restano morbide perché le posso muovere, ok, e non macchiano.
Altra cosa, ho provato a lavare questo, non viene via. Comunque. Non viene via. Ok, direi che ci aggiorniamo magari al pomeriggio e poi la sera per vedere come si comportano e se Dunque, restano veniamo fisse. all'aggiornamento. Sono quasi le 20, quindi vediamo. Allora, mi avvicino così lo vedete meglio. Non ha perso di intensità, non ha perso colore. Sono rimaste non appiccicate. E soprattutto, anche se la pelle è mista, non va a macchiare, non va a sciogliersi. E rimane intatto, quindi direi che a questo punto anche questo vedete che proprio resta intatto, vanno solo ripettinate in su. A questo punto ci vediamo al momento del struccaggio, possiamo tranquillamente dire che dura davvero tutto il giorno. Allora, la formula promette di essere una crema gel ed effettivamente non è la classica crema per le sopracciglia che siamo abituate di Anastasia e Beverly Hills, ma anche gli altri marchi. È molto facile da applicare, è morbida, cioè l'avete vista, si prende bene con un pennellino angolato, comunque pennellino sottile, si preleva poco prodotto e davvero è un gel, quindi è facile da applicare. Facile anche da per definire, per dare una forma, facilissimo. Unica cosa, fate passate veloci e se dovete pulire la zona perché vi siete sbagliati o volete rifinirla, fatelo subito, perché questo se asciuga non lo togliete più se non con uno struccante. Cioè, è super valido. Oltretutto è disponibile in tantissime colorazioni. Io ad esempio ho la 3, vi ho detto 3. Però ci sono anche i mezzi punti, quindi i mezzi toni, quindi c'è ad esempio il 2,5, il 3, il 3,5, il 4, tantissime colorazioni, quindi è davvero facile trovare quella che si adatta proprio al vostro colore. Quindi altra cosa super positiva, facile da applicare, super modulabile, poco prodotto ed che possiamo applicare per dare un attimo il colore o per riempire i buchetti. Ma possiamo anche stare a definirle, dargli una forma, ridefinirle, come dicono loro. Effettivamente mantiene le promesse. Cerco di piegarvi la scatola per farvelo vedere. Eccolo qua. Allora dice, soft, dunque, bake brow, ok, solamente per... Aspettate. Facciamo prima, ve lo mostro. Quindi, risultato naturale. Risultato per definire oppure il drama, come lo chiamano loro, perché quell'effetto puoi riempire i peletti, puoi ridisegnarle o puoi anche proprio strutturarle, ecco, farle più strutturate. Perfetto, un prodotto davvero molto valido. Oltretutto, testato anche qui ci si mette anche il legno nel camino a fare rumore, perfetto. Testato anche con il sudore, voi lo applicate, anche senza il fissante, voi lo applicate. Una volta asciutto non si sposta, potete muoverlo, potete con il sudore non si altera il colore, non cola, non svanisce, resta lì. Lo dovete andare a struccare voi alla sera, quindi uno struccante, non il latte struccante, ma uno struccante proprio specifico. Un olio, un burro struccante, quello che utilizzerete per il mascara, quindi un bifasico o qualcosa comunque che lo vada a sciogliere perché davvero è bello potente. E anche se si suda, non si va a alterare il colore, molto importante. E l'ho testato sia con la pioggia sia sotto la doccia, non si sposta, quindi super, super, davvero un valido prodotto. Ecco, allora vedevo nella descrizione dietro che dice di modulare l'intensità per un risultato naturale o più marcato, traduco sempre dal francese. Tenuta 24 ore waterproof, ecco, quindi sì, mantiene le promesse. Che dire, le promesse le mantiene tutte. Un prodotto che mi è piaciuto davvero tanto, che sarebbe anche pratico, dico, da portarsi dietro perché ha tutto, al prodotto e al pennellino. Se non fosse che devo dare due voti distinti perché la formula è fantastica e mi è super piaciuta.
Il PEC e quindi anche il pennellino è completamente da rivedere, a mio avviso, perché intanto non parliamo solo del pennellino che si è staccato dopo poche applicazioni. Lo devo lavare, non potete non lavare un pennello ed è con un prodotto in crema, quindi tutti i giorni va lavato, ma oltretutto andrebbe messo qui e non si incastra del tutto, cioè posso anche spingere o girare, non si va a incastrare del tutto. Quindi alla fine dovrebbe essere così. Ecco, questo è il pennello, qua il pennello, e voi andate a usarlo così, e questo è sopracciglia, ma non incastrandosi, resta un pennellino piccolo, e piccolo è scomodo. Quindi alla fine io non usavo questo, per dei motivi anche, ma andavo a usare un pennello classico, angolato, oppure con le setole sottili, e lo andavo a prelevare da qua. Quindi si può risolvere tranquillamente. L'unica cosa è che sì, per il prezzo, perché abbiamo detto 29,50 euro, è bello, bello, valido la formula. Rifacciamo un attimo questo pack con un po' più di attenzione, oppure una cosa diversa, non lo so. Io preferisco le matite perché mi trovo meglio, sono più pratiche, sono più facili. Qui devo andare a prendere e pulire, però una volta usata da pulire, però il risultato c'è, è inutile, c'è. E adesso ed è basta. Fatemi sapere qui sotto dei commenti se l'avete provato, come siete trovate, se vi ho fatto scoprire un prodotto interessante. Se siete amanti dei prodotti in pot per le sopracciglia, questo ve lo consiglio di provarlo almeno una volta. E basta, ho finito direi. Quindi ora posso bere la mia tisana e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordati di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!